Allora, a questo punto, esatto, è la volta di Diego Baratono, che chiuderà il discorso Egitto a questo punto. Prego, vai. Buongiorno, sono Diego Baratono, ringrazio la Repubblica di San Marino per avermi ospitato anche quest'anno, il dottor Roberto Pinotti di avermi invitato. Sostanzialmente il film 2012 parla della possibilità di un salvataggio da parte della razza umana in questa previsione catastrofica della fine del mondo, data da Imai, data da altre civiltà, che avrebbero capito che la Terra ha, come dice Johnny Frost nel film, una data di scadenza. Il salvataggio avviene tramite quelle che dovrebbero essere 6 imbarcazioni. Da alcuni anni io collaboro con l'Università di Alessandria, del Piemonte Orientale, a Medeo Avogadro, insieme al professor Paolo Triviero, che è un esperto che lavora praticamente con satelliti, fa lettura satellitare, eccetera, eccetera, del territorio. Insieme a lui abbiamo analizzato diverse parti dell'altipiano di El Ghiza, e in questo frangente vi farò vedere in anteprima assoluta, mi è stato concesso il permesso di far vedere, ma purtroppo non lasciamo nulla di scritto per il momento, che si sta preparando un articolo a livello internazionale, di farvi vedere quella che è stata una possibile, un'eventuale scoperta. Si tratta di praticamente, là erano 6 arche, qua abbiamo 56 ipotetiche imbarcazioni. Lascio a voi comunque il giudizio sull'argomento. Mi piace partire quest'anno con questa dicitura di Carlo Dossi, statista: i pazzi aprono le vie che poi i sani percorreranno. Anche qua vediamo dove è il Ghiza. La direzione di scorrimento del Nilo, parte importante, perché stiamo parlando di imbarcazione. Il Nilo va da nord, da sud verso nord. Le due aree che vedete sono le aree che noi abbiamo studiato. Questa è la parte di El Ghiza delle piramidi, dove c'è il famoso terzo livello. Questa è un'altra parte, della parte che contiene praticamente l'imbarcazione, che abbiamo analizzato, che si trova a 1,5 km circa da El Ghiza, sempre in direzione ovest. Questa è la parte del terzo livello che abbiamo già analizzato attraverso l'indagine satellitare, e che ho presentato, chi è abituato al simposio di San Marino ha visto già anche gli anni scorsi. Questa è la cava del terzo livello, le A, B e C sono le altre 3 cave che si conoscono, quella del terzo livello non si conosceva. Il terzo livello è fatto in questo modo: abbiamo la Sfinge, che è a 9 metri sul Nilo, non sul mare ma sul Nilo, 50 metri la piramide sul Nilo e 100 metri la cava del terzo livello. Questo è il terzo livello, questa è la zona sempre della cava, che è brillantemente esposto prima l'architetto Marco Fiorini, che, come ha detto, è mio amico, perché sono mio onore di essere suo amico. Nell'indagine satellitare condotta dal professor Triviero è emerso questo particolare, che sembrerebbe essere passato in secondo piano, non ha dato grandi sensazioni. Si tratta di una traccia vera, reale, di un tempio, o comunque di una costruzione esistente praticamente dietro le piramidi, completamente sconosciuta da tutti. Il satellite ne rivela la presenza, e la vedete, spero che si vedere, che questa parte qua, e già questo dovrebbe far intendere che cosa c'è sul terzo. Io sono il sostenitore dell'esistenza di un'ipotetica seconda sfinge, tanto per restare in tema di pazzia. Questi sono i choppers che ho trovato sul terzo livello, quindi stanno a indicare che effettivamente la zona è antropizzata. E c'è questa pietra che è molto molto particolare, è inquarzita, durissima, ancora più dura che non il granito, ha una lavorazione costa oro, quindi è,
è come se fosse praticamente il diamante, un diamante dell'antichità che viene, che io ho trovato in quella zona, è un oggetto preziosissimo sia per la forma che per materiale. Quel rettangolo che vedete in fondo è il rettangolo che io ho ispezionato, questa è la zona di cava. Per condurre questa indagine, insomma, è quello che è scritto in inglese perché è parte proprio dell'articolo che verrà pubblicato, sono state utilizzate delle tecnologie che non sto neanche qua a indicare. Comunque sappiate che l'indagine satellitare avviene tramite appunto satellite, camera a raggi infrarossi, microonde eccetera eccetera, e con dei colori. Ci sono tre canali in questo caso, sono il blu, il rosso e il verde. Facendo questa sovrapposizione di immagini nei diversi canali pancromatico, però le persone del termine sono questi, vuol dire utilizzando tutto lo spettro del colore e sovrapponendo di volta in volta queste immagini, si ha la possibilità di capire se quel territorio, quella zona di territorio è stata utilizzata in tempi recenti oppure in tempi passati. Prendetela così, vado molto veloce ovviamente per non annoiare. L'immagine che viene fuori dalla sovrapposizione dei vari colori è questa. Praticamente noi abbiamo una serie di colori che indicano le zone che non sono mai più state toccate da quelle che invece vengono toccate di frequente. Diciamo che la parte, quella che noi vediamo qua praticamente in violetto, è la parte viva del Cairo, quindi vediamo delle zone che sono frequentate esattamente come le strade, come questa zona qua, eccetera. Ci sono delle zone invece in giallo, che sono le zone di sabbia, dove, come potete vedere, non c'è un granché movimento. E queste sono le immagini appunto delle piramidi fatte con questo criterio. La parte rossa che vedete dalla sovrapposizione di colori è il sole che si muove, quindi dà un movimento e diciamo l'immagine lo legge, ma come potete vedere intorno, oltre al sole non ci sono altre tracce, quindi è terra tra virgolette morta, nel senso che non ci sono scavi, non ci sono movimenti di nessun genere. Questo, come potete vedere, è una sezione di quella zona che contiene queste ipotetiche 56 imbarcazioni che dopo vedremo senz'altro. E come potete vedere, praticamente una parte che ha dei rilievi in rosso, che ovviamente determinano l'esistenza di movimento, e una parte che invece è completamente fredda. Qua abbiamo una cosa abbastanza importante, questa là, perché rivela praticamente l'altimetria, che è una cosa che non è mai stata presa in considerazione dagli egittologi, invece è parte importantissima per capire una questione territoriale, per capire che cosa hanno fatto e com'era il territorio in origine degli antichi egizi. Possiamo vedere che questa zona qua che vedete sulla destra in alto, praticamente sono tre piramidi, i livelli di altitudine sono segnati di lato nei vari colori, sono praticamente delle curve di livello ogni 2 metri, quindi sono precisissime e danno proprio la reale conformazione del territorio. L'azzurro praticamente viaggia il celeste dai 14 ai 22, l'azzurro dai 23 ai 38, potete leggere qua a fianco le varie misure, il verde dai 39 ai 58, 59 ai 92 il giallo, il rosso dai 93 ai 111. Oggi rilevato dal satellite che in questo momento è una strada, ma probabilmente in origine era praticamente la traccia lasciata dal Nilo, o quantomeno un canale scavato dagli antichi egizi, perché gli antichi egizi, i faraoni che salivano al trono, la prima cosa che facevano era quella di scavare, è un po' quello che fanno oggi i nostri governanti, che dovrebbero lasciare a memoria dei posteri qualcosa di utile per la società. Stendiamo un velo pietoso, che va bene così. All'epoca tracciavano dei canali che servivano, erano funzionali alla vita quotidiana dell'antico Egitto.
Questi probabilmente sono dei canali che si sono dimenticati ma sono stati utilizzati nel tempo come vie di comunicazione. Ricostruendolo a computer e col satellite, quindi siamo nei dati reali e certi, ci siamo accorti che a favore di corrente, esiste una specie di deviazione del Nilo che gira a sinistra e va a riempire praticamente, le vedete qua sotto, queste tracce, queste strade che girano intorno a questa zona che si trova all'altezza di El Giza e che è circondata proprio questa zona da questo wadi in cui confluiva il Nilo. Le piene del Nilo erano di una portata spaventosa. Noi pensiamo alla piena di un fiume, le inondazioni che ci sono, eccetera. Il Nilo è qualcosa di strepitoso, fantastico, incredibile, aveva una portata straordinaria. Quella che noi vediamo in questa immagine, l'immagine del 1920 circa, quando era già iniziata la costruzione della diga di Assuan, comunque la prima era già stata fatta, e vediamo che ai piedi delle piramidi, siamo sul lato nord, ai piedi delle piramidi esiste un villaggio che ha delle tracce di acqua che arriva. Probabilmente il Nilo era stato già tamponato da qualche diga, qualche cosa, per cercare di contenere queste piene travolgenti. Questa è un'immagine, probabilmente un daguerrotipo antecedente al 1920 della costruzione, e vediamo che il villaggio non c'è ancora sullo sfondo delle piramidi e il Nilo ha una sua portata che praticamente copre la regione in maniera molto estesa, perché il Nilo passava ai piedi delle piramidi, ricordiamocelo, oggi è spostato di circa 8 km, ma una volta passava ai piedi delle piramidi, tant'è che si sa, l'abbiamo trovato, cioè noi gli studiosi hanno trovato queste tracce di porto proprio ai piedi di Cheope e di Micelino. C'era un porto, si sa, è conosciuto e viene utilizzato. La cosa incredibile è questa immagine che mi ha fornito Marco, del Nilo in piena ai piedi delle piramidi. Se è vero che le piramidi sono a 50 metri sul livello del Nilo e la Sfinge è circa 600 metri e siamo oggi a 9 metri sul Nilo, vi lascio immaginare cosa faceva il Nilo quando qua siamo praticamente alla copertura della Sfinge con questa piena del Nilo. Qua la diga di Assuan non c'era ancora. Molto probabilmente quelle tracce che vengono stabilite come tracce di pioggia che ha corroso la Sfinge, retrodatandola fino al 10.000 a.C., probabilmente quelle tracce di acqua sono dovute alle piene del Nilo, non delle piogge. Quindi la retrodatazione, per quanto mi riguarda, non deve essere fatta. Probabilmente la Sfinge ha la stessa età delle piramidi e non va retrodatata assolutamente. Non esiste la pioggia corrode della Sfinge, bensì il Nilo. Pensate un attimo, roccia calcarea, quando l'acqua defluisce, cosa può fare? Insieme a detriti, insieme a varie cose. Non scava la roccia, ma ci mancherebbe. Quindi di pioggia non parliamo. Curto dice che è comune, probabilmente un errore che viene fatto comunemente, è quello di pensare al territorio come adesso e non come era allora, per capire effettivamente che cosa hanno fatto. Quando prima Marco parlava del terzo livello, quello che ho scoperto nel 2007, cioè è evidente che una collina che è stata smontata, ma qualsiasi scienziato, qualsiasi egittologo dice, ma lì non esiste nulla, non c'è più nulla, dov'è la collina? Non c'è più, e certo non l'hanno smontata, ci mancherebbe ancora, ma quello non vuol dire, non prova che lì non ci fosse una collina, anzi, bisogna andare sul posto per vedere. E qua la stessa cosa, il Nilo probabilmente inondava la vasca della Sfinge, ecco perché è stata fatta anche come vasca quella parte, raccoglievano il limo sacro che rimaneva ai piedi della Sfinge, probabile. E questa, signori, è l'immagine, questa zona che abbiamo analizzato, dove si trovano queste 56 presunte imbarcazioni.
sono 50 imbarcazioni, che hanno una misura molto particolare. Il cubito reale 52,36 centimetri, 50 imbarcazioni raggiungono i 75 cubiti reali, 6 sono 100 cubiti reali, quindi sono imbarcazioni decisamente grandi. Scusate, 50 sono 39 metri circa, 6 sono da 52 metri. Imbarcazioni grandi non sono molto probabilmente imbarcazioni rituali, bensì imbarcazioni utili ad un cantiere, utili a trasportare dei massi. Quindi hanno una conformazione leggermente differente dalle imbarcazioni rituali. Questa è l'immagine ingrandita in alta definizione, prendetela per vera perché la mia alta definizione purtroppo non mi consente, non ho il programma, perché è un programma riservato, è un programma militare, che consente di analizzare fino a 4 cm a terra le immagini. Io purtroppo non ce l'ho perché probabilmente non ho il permesso di utilizzarlo, però sono immagini in alta definizione. Questo è l'ingrandimento di quelle 56, una di quelle 56 tracce che ci sono a terra. Come abbiamo visto dalla rilevazione satellitare, in quella zona precisa delle imbarcazioni non c'è mai più stato movimento. Intorno alla piramide di Cheope sono state trovate imbarcazioni interrate, questa cosa nota, siamo nel lato sud, e questa è la sagoma di quell'imbarcazione che è stata trovata, di una di quelle 7 imbarcazioni che sono state trovate lì ai piedi della piramide. E questa è una sagoma, la sagoma dentro la quale, diciamo lo scasso dentro il quale c'era questa imbarcazione rituale, non diciamo da lavoro, ma rituale, quindi di un certo tipo di imbarcazione importante. Come potete vedere però, le due sagome sono molto 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 simili, sono state sovrapposte, quindi abbiamo un certo tipo di riscontro. Questa è l'imbarcazione ritrovata montata, in questo caso là era smontata. La cosa interessante è che in questa parte di diciamo di tracce ci sono due ulteriori tracce laterali che dovrebbero essere dei muretti in discesa. Michelangelo, esperto di imbarcazioni, li ha definiti dei moli, vedendoli così, e non ho motivo di dubitarne. Che cosa ha fatto l'analisi satellitare? Che cosa ha consentito di fare al professor Tridero? Tramite questa formula, che poi vabbè, H è l'altezza e via discorrendo, ha consentito di leggere perfettamente l'ombra creata dal Sole in quelle tracce. Questo è il diagramma che è venuto fuori. È la prima volta che il pubblico vede queste cose. Questa parte, questo incavo, è dato dall'ombra creata dal Sole che batte su queste tracce. Vi faccio proprio una domanda, perché anch'io ho dei dubbi, ma secondo voi quello può essere lo scafo di una nave? Vi chiedo cortesemente di potermi, se mi potete rispondere. Può essere? Lateralmente abbiamo queste due montagnole che dovrebbero essere, come diceva Michelangelo, dovrebbero essere dei moli. Queste che vediamo sono alcune ricostruzioni di modellini sia fatti dagli antichi egizi, quindi trovati nelle tombe, avevano questa abitudine di mettere all'interno delle tombe dei modellini di nave che diciamo metonimicamente, simbolicamente avrebbero accompagnato il defunto nell'aldilà, nei suoi percorsi, nel suo attraversare la Duarte, eccetera, eccetera, nel suo rinascere
secondo le loro credenze, e ci sono appunto anche qua delle imbarcazioni rituali ed imbarcazioni di lavoro, da lavoro. Questa è un'imbarcazione da passeggiata, diciamo così, da crociera, e queste sono i modellini ricostruiti in base a appunto i ritrovamenti, in base a rappresentazioni anche parietali. Vediamo che hanno praticamente lo scafo esattamente uguale a quello di un'imbarcazione che conosciamo, che corrisponde, guarda caso, a quella Samo, quel profilo che abbiamo trovato. I remi che vedete servivano più o meno per, diciamo, per dare la spinta, servono più che altro per dirigere l'imbarcazione, che funzionava, secondo me, come diceva prima Marco, anche con una pietra che strascicava sul fondo del Nilo proprio per mantenere la direzione. Questa è un'altra imbarcazione da crociera, diciamo così, è già successiva perché praticamente abbiamo solo più due remi nella parte posteriore della nave che consentono proprio di mantenere, sono dei timoni, diciamo, dei timoni che servono anche per virare. Questa è un'altra ricostruzione, e questa è una nave commerciale che trasportava non da lavoro inteso come trasporto di materiale pesante, ma proprio una nave commerciale, un cargo. Questa è una rappresentazione parietale di una nave funebre che consentiva al morto di rinascere nel ciclo perenne. Vediamo che veniva trasportata anche questa su una slitta, tanto per rimanere in tema, che appoggiava su dei rulli, probabilmente. E questo è quanto abbiamo scoperto. Prossimamente daremo ulteriori informazioni in merito. Grazie.